avverto dentro di me una responsabilità enorme, quasi una pulsione ancestrale, quasi un bisogno atavico di dellizzare Federico Frusciante. Per chi di voi non conoscesse Federico Frusciante, dico, beh, male, male. Vale la pena seguire questo grandioso personaggio del web quando parla di film e di cinema. Vale la pena seguirlo. Una conoscenza enorme, non solo delle filmografie degli autori, ma una conoscenza enorme anche di tutto quello che c'è nel cinema, in un film. Le sue letture sono interessantissime, anche se non sempre condivisibili. Ma oggi qui, sul magnifico canale di Delli Mellow, uno dei più grandi vlogger italiani, non si contesterà la visione del cinema, la visione di un film, una determinata lettura. Frusciante ci azzecca quasi sempre, peccato che poi abbia quella malattia venerea che hanno tutti, l'amore per Miyazaki, un conservatore ottuso, senza la minima prospettiva della creatività, non sa niente di tutto questo, ma lo racconterò meglio nei miei viaggi estivi in alcuni festival, dove dellizzerò i nerd e parlerò malissimo di Miyazaki, sarà uno dei punti che toccherò nelle mie conferenze. E questa conferenza dellizzando i nerd la farò sia sulle Tracce del Drago all'Aquila, sia al San Marino Comics. Quindi di questo noi ne parleremo dal vivo. Oggi siamo qui per dellizzare Frusciante. Perché questo bisogno? Perché devo fare questa cosa? È necessario. È necessario perché Frusciante non si ferma lì, in quello spazio, in quell'ambito, ma da buon ormai youtuber tratta anche degli argomenti che non sono di diretta emanazione dell'area di competenza per la quale abbiamo conosciuto. E ci sta, è giusto. Ma è altrettanto giusto che poi arrivi il grandissimo Delli Mellow che legge delle bestialità scritte da Frusciante, che ascolta delle assurdità pronunciate da Frusciante e che lo dellizzi. Riporti il tutto a una dimensione meno fanboistica, meno guratica, insomma, mettetela come vi pare, ma siamo qui per parlare del personaggio di Frusciante, che secondo me va dellizzato per tre ragioni. Il primo, ho taciuto in passato, ho detto in passato, ma oggi ci voglio tornare. Ma si può sostenere alle elezioni potere al popolo un partitino ridicolo, effimero, con idee obsolete e conservatrici come sono obsolete e conservatrici le idee di Miyazaki. Vedete questo virus del miyazakiesimo che porta le persone poi a essere come lui, mentre un Beiano, un Michael Beiano come me, sempre in fermento, tutto in movimento, come le sue immagini, che devi saper costruire in movimento. Allora, Frusciante vive ancora nel passato, vive in un'epoca in cui c'era la contrapposizione tra fascisti e comunisti. Un'epoca in cui il grigio, quello che vi si trova in mezzo tra il bianco e il nero, non esisteva. O eri da una parte o eri dall'altra. Io, come Frusciante, detesto i fasci, detesto i leghisti ed è per questo che detesto i comunisti, che sono la più grande benzina di quelle bestie che vanno in giro
propagandare idee vecchie e stantie, oltre che fallimentari. Idea fallimentare non può contrapporsi a idea fallimentare, ma soprattutto non oggi, nel 2018. Che senso ha votare potere al popolo sapendo, avendo nella matematica certezza, che quel voto sarà sprecato, perché chi conosce le leggi elettorali sa che quel voto sarà sprecato perché non raggiungerà mai potere al popolo, o almeno in quel momento in cui si è votato non avrà mai la possibilità di raggiungere il 3% e quindi di indebolire le sinistre che avevano possibilità di opporsi per poi lasciare molto più campo a Salvini. Ecco, uno di sinistra può ad oggi, in un sistema che non è più fascista e comunista, ma un sistema dove tutto si mischia, dove tutto si nasconde, dove le parole perdono forza, dove tutti sono mafiosi, dove tutti sono fascisti, dove tutti sono comunisti, vengono caratterizzati in questo modo, in questo momento non è necessario un atto di evoluzione da parte di chi ha le idee che abbiamo io e Frusciante su questo specifico punto. E va bene, passi. Come possiamo dire, l'ideologia e il romanticismo della politica forse è ancora qualcosa di nobile, affrusciante, gli si può perdonare questo venale errore? Visto quello che sta accadendo, no. Lui è un contributore pazzesco, un aiutante di Salvini e degli altri, lì come si chiama, cinque palle. Ma non posso perdonare quello che ho visto l'altro giorno, e cioè la condivisione di un post dove si parlava male di un eroe italiano, di Sergio Marchionne, uno che ha salvato l'industria italiana, uno che ha salvato migliaia e migliaia di famiglie fermando il fallimento della Fiat, uno che ha rimesso in piedi un'azienda portando lusso italiano, un vero e proprio eroe. Mi dovrebbe dire Frusciante se è in grado di capire il contesto nel quale un dirigente d'azienda oggi si muove, un politico oggi si muove. Cioè Frusciante mi dovrebbe anche spiegare cosa sa lui della Fiat, cosa sa lui di Marchionne per condividere un post becero salviniano fascio leghista riguardo l'eroico Sergio Marchionne. Non sapete chi è Sergio Marchionne, non conoscete il contesto Fiat, non sapete un bel niente di tutto quello che qui sto dicendo? È normale, non siete tenuti a farlo, ma sarebbe opportuno che chi non sa non parli. Chi non sa deve fare domande, non affermazioni. Ed è per questo che, grazie a me, lunedì prossimo, su questo canale YouTube, intervisterò Giuseppe Sabella, uno dei più grandi esperti della questione Fiat, di sindacati e di Sergio Marchionne. Lo intervisterò su questo canale alle 21. Io, se fossi voi, non me lo perderei. Qui sotto vi lascerò in descrizione il link della live dove potrete premere il tasto prenotati, così riceverete una mail per ricordarvi che noi ci saremo, e magari ci sarà anche Frusciante che riuscirà, spero, a comprendere che la sua divisione ideologica del mondo appartiene a un'altra epoca, ed oggi la complessità e il progresso sociale ed economico richiedono nuove soluzioni, nuovi pensieri, terze vie. Ma arriviamo al punto fatidico a cui voglio arrivare. Il privilegiato Frusciante, che ha un privilegio e vuole difenderlo, ed è proprietario, ha una videoteca, una di quelle dove si affittano i DVD, e guarda caso proprio uno che ha un interesse in quel tipo di attività fa in modo di consumare pensieri e parole molto pesanti contro Netflix,
una delle cose migliori che esistano sul pianeta Terra. Con la sua retorica qualunque generalista, cioè fa un volo, no? Perché il cinema non è questo, perché Netflix fa così, Netflix fa cosà, Netflix di giù, Netflix di giù. Lamentandosi che c'è quello che fa un film per Netflix e non lo fa per il cinema, perché il cinema, la sala, la retorica del cinema, del posto dove consumare film in forma collettiva. Vorrei fare una domanda al buon Frusciante. I danni che Netflix, nella sua visione sempre molto radicale del mondo e delle cose, come fa a portare a essere, diciamo così, un punto debole, un indebolimento, un nemico del cinema? Cazzate di qualcuno che vuole difendere giustamente il suo lavoro. Ma quando si difende il proprio orticello, lo si deve dire. Io ce l'ho con Netflix perché faccio un lavoro dove si affittano i DVD e Netflix non fa affittare i DVD. Evoluzione, rinnovarsi, questo si fa. Non si blocca il progresso perché va difeso il privilegio, la situazione di uno o di pochi. Il mondo va avanti. Immagino gli untori, o comunque quelli che prendevano i morti di peste bubbonica, che dicevano, però se ora troviamo la cura della peste bubbonica, poi io che lavoro faccio? Non si ragiona così, questo è un mondo del lavoro flessibile, il mondo del cinema deve progredire, deve andare avanti, si devono trovare nuovi sistemi per far fruire il cinema alle persone, anche perché io vorrei fare una domanda a Frusciante, perché il cinema nella sala, di qua, di su, di giù, chiederei a Frusciante quanti dei migliaia, non azzardo dire milioni di film che ha visto, ha consumato al cinema, cioè il luogo che lui difende e nel quale vorrebbe avere, diciamo, il mezzo di distribuzione semi-esclusivo dei film. Quanti film lui ha visto al cinema, quanti invece ha visto in DVD, e se il rapporto cinema-DVD è paritetico, oppure si prende più da una parte e più dall'altra, in che misura? Perché sono sicuro che la maggior parte dei film visti da Frusciante, una grandissima parte, li ha consumati in un DVD su uno schermo di casa. Stesso schermo da cui io consumo Netflix, dalla Smart TV, o che consumo quando c'è una cazzatina, un documentario, una cosa che mi piace, anche dal computer mentre sono sdraiato a letto. Mi può spiegare questo Frusciante, per cortesia, qual è la differenza tra un DVD e Netflix? Il fatto che lui li venda e che Netflix invece sia una multinazionale? Oh mio Dio, Netflix è una multinazionale, i poteri forti, oddio mio, salvatemi, che paura, ho l'ansia. No, il cinema, se oggi è più forte che mai, visto che gli incassi sono più alti che mai, si può discutere su cosa faccio incasso meno, in questo mondo dove ormai il cinema è soprattutto un cinema che porta al cinema attraverso i film evento, Netflix garantisce la sopravvivenza dell'arte all'interno di un intrattenimento di arte che però è prevalentemente industria. Io ringrazio Netflix per tutti i bellissimi documentari, ringrazio Netflix per le bellissime serie TV e per i bellissimi film che si autoproduce, lasciando grande libertà artistica a chi lavora con Netflix. Pensare solo a House of Cards, serie magnifica, meravigliosa, che non sarebbe mai stata così bella senza Netflix. Perché quando si produce una serie TV per la TV e non per Netflix,
Il modus operandi produttivo è quello di ti faccio vedere il pilota, lo mandiamo in onda, vediamo i gruppi d'ascolto cosa dicono, quindi che cosa succede? Che le produzioni che fanno? Mettono più possibile in quell'episodio pilota, svelando il più possibile, caratterizzando al massimo i personaggi, perché altrimenti quella serie non vedrà la luce. Netflix prende gli autori della South Card e dice tiè, fammi 13 puntate. Quando tu sai che farai 13 puntate a prescindere di una prima stagione, prendi il tuo ritmo, il tuo tempo, mi prendo tutta la libertà creativa di cui ho bisogno e di cui ritengo importante usufruire per rendere questa serie incredibile. Incredibile. Quindi Netflix ha anche trovato nuovi modi per produrre anche le serie meno artistiche e più di intrattenimento, pensando solo al modello Marvel per Netflix. Si sviluppano le tecnologie, la passione delle persone per il cinema, un modo legale di pagare, perché prima, quando non c'era Netflix, Frusciante era uno di quello che criticava lo streaming. Giustamente, ingiustamente, anche qui esistono sfumature, non c'è solo bianco e nero. Era un modo per una famiglia che al cinema non può andarci perché costa l'ira di Dio, per vedersi un film in qualche modo a casa. Poi si può parlare di tante cose, faccia male, se non faccia male, i dati dicono che non fa male, e sicuramente non fa male Netflix, che fa guadagnare, fa pagare le persone per consumare l'arte o l'industria cinema. Quindi Frusciante, ti sarei accorto? Non so se te ne sei reso conto, ma sei stato boom, dellizzato. Fermo restando che vi invito a seguire Frusciante, perché la sua visione del cinema, la sua lettura dei film, seppur spesso e sempre indirizzata verso una politicizzazione che ci può stare, poi quando si fuoriesce da quel settore vive in un mondo arcaico, obsoleto, ottuso, conservatore come Miyazaki. E invece qui, come avete visto, Michael Bay, bam, la fa da padrone, sbam, ciao, dellizzato.